Buongiorno a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video. Questo è un video riflessione e appunto io volevo parlare di quello che sta succedendo adesso e di come la comunità internazionale stia giustificando il genocidio nei confronti del popolo palestinese. Trovo assurda, dopo che sono stati ammazzati più di 15.000 palestinesi nel giro di 2 mesi da parte dello Stato di Israele, pensare che Israele si stia difendendo dai terroristi. Israele sta commettendo un vero e proprio genocidio, una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Li sta massacrando letteralmente. Io volevo aggiungere una voce in più a YouTube, anche se non so esattamente quante persone vedranno questo video, perché comunque il mio è un canale piccolo, quindi con pochi iscritti. E c'è da poco tempo, quindi l'algoritmo tenderà a tenerlo in fondo rispetto a video di canali YouTube che ci sono da molti più anni del mio e che hanno molti più iscritti. Comunque io ci provo ad aggiungere una voce in più, perché secondo me è importante parlarne e spiegare come realmente stanno le cose. Io mi immagino una persona che non sa nulla della questione israelo-palestinese e che un giorno sta seduto alla TV, magari a pranzo o a cena, guarda il telegiornale e si vede la notizia del 7 ottobre 2023, quando sarebbe scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, con l'uccisione delle persone che hanno partecipato ai rave party e il rapimento di molti di questi, circa 200 ostaggi. E quando sento parlare le persone dire che è iniziato un conflitto il 7 ottobre 2023 tra Israele e Hamas. Quindi, non studiando a scuola la questione israelo-palestinese, non parlandone in famiglia, e quello che sanno è appunto quello che viene dal telegiornale, che sia scoppiata all'improvviso una guerra tra Israele e Hamas, e la narrazione è che Israele si sta difendendo e che sta colpendo obiettivi militari. E il fatto è che quando tu magari provi a spiegare come stanno realmente le cose, che la guerra non è iniziata 2 mesi fa, ma è iniziata da 75 anni, loro ti dicono che stai giustificando Hamas e che sostieni Hamas, cosa che non è vera. C'è questo identificare la Palestina con Hamas, con i terroristi, però così si fa molta disinformazione, perché appunto non si conoscono le cose, non si studia la storia. Infatti ricordo che quando ho fatto io storia contemporanea, la questione israelo-palestinese era a 2 righe, che poi non siamo neanche arrivati a studiarla, però sul libro c'era, ma non ci siamo arrivati. E non so esattamente a scuola quanto si studi. Non ho sentito né telegiornali usare neanche una volta la parola genocidio, la parola pulizia etnica, la parola apartheid. Ho sentito dire che Israele si sta difendendo e sta colpendo obiettivi militari e che sta salvando la popolazione palestinese da Hamas e che vuole solo difendere Israele. È una narrazione distorta della realtà e così si fa un revisionismo storico. Bisogna quindi spiegare per capire che cos'è successo il 7 ottobre 2023, da dove è iniziato tutto. Com'è nato lo Stato di Israele? È nato nel 1948 ufficialmente. Però prima sono iniziati già i primi possedimenti da parte di coloni israeliani in Palestina. Lo Stato di Israele è stato fortemente voluto dall'Inghilterra e dalla comunità europea come controllo per il Medio Oriente, perché il nuovo Stato di Israele si trova in una posizione strategica di controllo per il Medio Oriente, perché si trova al centro di esso. E poi, non a caso è nato nel 1948, perché nel 1948 siamo nel dopoguerra e l'Europa aveva un conto in sospeso con la comunità ebraica. Dopo averla sterminata nei campi di concentramento, si doveva ripulire la coscienza e quindi l'idea di creare uno stato per gli ebrei era una cosa che a loro serviva per pulire la coscienza. Lo Stato di Israele è stato fatto in Palestina anche per una motivazione religiosa, fondamentalista religiosa, perché è la terra delle religioni abramitiche e quindi l'ebraismo è nato lì. E quindi un po' la motivazione religiosa, un po' il senso di colpa che aveva l'Europa nei confronti della comunità ebraica e anche il fatto di voler creare una nuova colonia
È nato nel 1948 lo Stato di Israele, però lì c'era un altro popolo, c'era la Palestina, c'erano i palestinesi. E qui abbiamo la Nakba, che è il primo grande genocidio del popolo palestinese. Tantissimi palestinesi sono stati costretti ad abbandonare le loro terre, le loro case, ad abbandonare tutto. Era stato creato lo Stato di Israele, quindi i palestinesi sono stati letteralmente cacciati. Mano a mano, nel corso del tempo, Israele ha sempre fatto più colonie, instaurando misure di apartheid nei confronti della popolazione palestinese. Praticamente, di fatto, la Palestina non esiste più, esiste lo Stato di Israele. L'hanno cancellata silenziosamente, con il consenso e l'indifferenza dell'Europa. Da più di 70 anni Israele continua a bombardare la Palestina, ad incarcerare i palestinesi nelle prigioni israeliane, quindi a detenere ostaggi palestinesi in Israele, semplicemente per il fatto che sono contro l'apartheid, perché sono palestinesi. E chi non sa che cos'è il colonialismo e che cosa significa viverlo sulla propria pelle, adesso immaginate di essere bambini e di essere in una classe. Magari il primo vostro giorno di scuola, siete alle elementari. Ok, lo state immaginando. E come primo giorno c'è un insegnante che dice: ok, bambini, come primo giorno sulla lavagna c'è una cartina e voi dovete indicare con una bandierina da dove venite, e sulla mappa ci sono segnati tutti i paesi del mondo. Io mi immagino in questa classe una bambina palestinese e un bambino curdo. Tutti vanno a segnare nella mappa da dove vengono. Qualcuno dice che viene dalla Cina, qualcuno dice che viene dall'Italia, qualcuno dalla Spagna, qualcuno viene dal Brasile. E il bambino curdo non trova il Kurdistan, non è segnato sulla mappa. C'è la Siria, c'è l'Iraq, c'è l'Iran, c'è la Turchia e lui non si trova. E chiede all'insegnante: io vengo dal Kurdistan, dov'è il Kurdistan? Il Kurdistan non c'è sulla mappa. E poi va la bambina palestinese e non trova la Palestina, al suo posto trova la scritta Israele. Mi immagino di essere in quella classe a sentirmi al posto dell'insegnante in quel caso. Sono bambini che non hanno la loro terra, perché è occupata, perché è stata presa con la forza. E i confini, come noi li vediamo adesso, molto spesso, soprattutto dell'Africa e del Medio Oriente, sono stati decisi dai paesi occidentali, senza tener conto delle differenze culturali, etniche del territorio. Quindi ci sono popoli che si trovano divisi. Sostanzialmente con la Palestina adesso è così. La Palestina adesso si trova divisa tra Cisgiordania e la striscia di Gaza. Magari a noi non ci viene in mente come può essere la striscia di Gaza. La striscia di Gaza è densamente popolata e praticamente Israele attorno ha già costruito un muro. Un muro alto una decina di metri, con una rete di filo spinato, con i cecchini, sia il cecchino automatico che un cecchino che controlla che i palestinesi non scavalchino il muro. Se lo scavalcano, gli sparano. Israele ha tutto. A ospedali, a scuole, a pizzerie, a tutto quello che possiamo immaginare che ci sia in un paese occidentale moderno. È fortemente industrializzato. La striscia di Gaza invece non ha niente. Manca tutto perché dopo che Israele ha alzato questo muro, ha impedito praticamente ai palestinesi di essere autonomi e dovevano dipendere dallo Stato di Israele. Per farvi capire meglio, la striscia di Gaza dipende da Israele per i rifornimenti di acqua, per l'elettricità. Un bambino palestinese che nasce a Gaza nasce in prigione, nasce in un campo profughi. È una prigione a cielo aperto, dove loro non possono muoversi all'interno della striscia. Però gli israeliani sì, possono fare quello che vogliono, possono acquistare terreni, case, e loro non possono né uscire dalla striscia di Gaza, i palestinesi, né muoversi liberamente all'interno della striscia. Aumentano i possedimenti israeliani nella striscia di Gaza, il che significa che se arrivano i soldati israeliani che gli dicono che lì non possono più vivere, devono lasciare la loro casa, tutto e andarsene via, praticamente li sbattono fuori di casa. Girano i soldati, immaginate come deve essere nascere lì ed essere circondati dai soldati israeliani, dove tu devi sempre
mostrare il tuo documento e non puoi muoverti liberamente come vorresti nella tua terra. Ci sono storie di intere famiglie che vengono separate perché purtroppo i soldati israeliani arrestano anche i bambini e ci sono tantissimi minorenni nelle carceri israeliane, tantissimi, tantissimi minorenni palestinesi. È la più grande democrazia del Medio Oriente, così viene chiamata. Da più di 70 anni bombarda la striscia di Gaza, bombarda la Cisgiordania. Riguardo Hamas, è venuto dopo. È venuto molto dopo lo Stato di Israele. E si è venuto a creare quello che è un gruppo fondamentalista religioso di ideologia di estrema destra e che purtroppo adesso molti palestinesi vedono come unica via. E dopo quello che è successo, che sta facendo Israele, pochi palestinesi penseranno che la via sia quella del dialogo. E quello che avete visto che ha fatto Hamas a Israele, lo fa Israele con i palestinesi da più di 70 anni. Fare chiarezza sul passato non significa sostenere Hamas e gruppi fondamentalisti religiosi, ma serve a comprendere come si sono sviluppate le cose, serve anche a comprendere com'è nato Hamas. Dopo il 7 ottobre, Israele ha praticamente detto ai palestinesi del nord della striscia di Gaza di lasciare le loro case e i palestinesi che non se ne andavano venivano cacciati fuori a forza, considerati come potenziali terroristi. E praticamente ha detto ai palestinesi di andare a sud della striscia di Gaza, che era il luogo tra virgolette sicuro, perché nel nord era attivo il conflitto con Hamas. E a noi è arrivato che Israele stava salvando i palestinesi, che li stava difendendo dai terroristi. Non è così, perché come sostengono anche molte organizzazioni di diritti umani come Amnesty International, Save the Children, Emergency, Israele ha bombardato volontariamente il sud della striscia di Gaza, mentre tantissimi palestinesi stavano scappando, facendo in meno di un mese 10.000 palestinesi morti, tutti civili. Insieme ai palestinesi, ovviamente, insieme alle persone, ci sono anche i loro animali domestici, ci sono tantissimi gatti e anche loro mostrano lo shock della guerra. Ad esempio, ansimano, hanno la lingua fuori, il respiro affannoso, così come ho visto anche diversi cani. Israele ha accusato il fosforo bianco anche sul Libano e sulla Siria. Ha iniziato a bombardare non solo la Palestina, ma anche il Libano e la Siria. Israele ha tolto le forniture di acqua potabile ai palestinesi, non c'era l'acqua, hanno tolto l'elettricità, tutto. La cosa più atroce e disumana che ha fatto lo Stato di Israele è stato quello di bombardare gli ospedali. Cioè, io le immagini le ho viste, ho visto le foto dei neonati prematuri, morti perché non avevano la fornitura elettrica per le culle termiche. Praticamente staccando le forniture elettriche, cioè tutte le persone che si trovavano nelle terapie intensive negli ospedali, cioè sono morte. E praticamente Israele si è difeso dicendo che c'erano delle basi di terroristi nell'ospedale, ma all'ospedale c'erano soltanto le persone che avevano bisogno di cure. Sono le organizzazioni di diritti umani ai quali voi dovete prendere le informazioni, che sono neutrali. E di certo non stanno dalla parte di Hamas, ma stanno dalla parte delle persone, dalla parte dei civili. Agiscono in modo imparziale soltanto per prestare aiuti umanitari. C'è una raccolta fondi di una mia amica che è stata anche volontaria in diversi campi profughi ed è andata anche in Palestina e sta facendo una raccolta fondi che poi andranno direttamente in Palestina ad aiutare i palestinesi con beni di prima necessità, medicine, acqua, cibo. Però la raccolta fondi scade tra 5 giorni. Io cerco di pubblicare questo video il prima possibile, così che, dato che la raccolta fondi è ancora attiva, se qualcuno vuole ovviamente liberamente fare una donazione, poi dopo, una volta terminata la raccolta fondi, i soldi andranno in Palestina direttamente. Comunque io con questo video vi saluto.